Ambrosini, giocatore del Flora 92, il migliore in campo della sua squadra, un pomeriggio sicuramente da dimenticare, era un impegno molto complicato, l'impressione è che la sosta vi abbia forse tolto un po' di concentrazione. Era una partita in casa della prima in classifica, molto difficile, e certo il risultato è pesantissimo, però ripartiremo al meglio la prossima in casa, cercheremo di rifarci subito e portare 3 punti per la prossima partita. Probabilmente la differenza di motivazione ha generato questa differenza di prestazioni, soprattutto dobbiamo dire che tra il primo e il secondo tempo da parte della vostra squadra due marce differenti. Sì, abbiamo giocato meglio il secondo tempo, secondo me anche comunque lo United Aprilia al secondo tempo è calato perché sul 9-0 si sono abbassate le loro motivazioni e quindi era più facile per noi giocare, però è una brutta sconfitta. Pure se la differenza tecnica c'è tra le due squadre, potevamo fare meglio e avere un passivo meno pesante. Siamo con Sacchetti, giocatore dello United Aprilia, insomma è andato tutto benissimo, siete ripartiti alla grande esattamente come diciamo vi aspettavate e prosegue a questo punto la vostra fuga insomma per il primato in classifica. Sì, abbiamo voluto riprendere da dove avevamo lasciato, infatti eravamo rimasti con la vittoria e abbiamo ripreso a vincere, abbiamo giocato nettamente superiori all'avversario e già a fine primo tempo avevamo già chiuso i conti. 9 gol, sicuramente l'attenzione non è mancata, la concentrazione non è mancata, l'impressione è che tutto si deciderà nello scontro diretto contro la Fortitudo Futsal Pomezia, sei d'accordo? Sì, là si decide una bella fetta del campionato, ne mancano poi altre 7 partite da lì, quindi altri 21 punti, però era importante oggi vincere perché adesso siamo a più 6, loro devono ancora recuperare una partita, intanto noi siamo a più 6. Era importante oggi vincere e non dare speranza a loro che noi ci fermiamo.